Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferriro, se preferite Meloki, questa è la remastered del remake di Resident Evil, l'originale Resident Evil, e sono passati diversi giorni dalla mia ultima partita, il che non farà che peggiorare la mia prestazione. Prima di chiudere il video precedente, ho esaminato ovviamente la macchina da scrivere e mi si era sbloccato un documento che adesso andiamo a leggere insieme. Foto di famiglia e appunti, esatto. Una foto di famiglia. C'è un diario abbandonato. Papà attaccato per primo, mamma attaccata per seconda. Dentro rosso è viscido, bianco e duro. Non vera mamma dove? Non so, papà ha trovato mamma di nuovo. Attaccato mamma, non si muove più, urla. Perché? Volevo solo stare con lei. Mamma, dove mi manchi? Evidentemente è successo qualcosa in questa casetta. Che probabilmente erano i custodi, non saprei. Mentre mi sento una figa ora che finalmente ho scoperto lo shortcut della mappa, mi sento proprio pro. No, comunque, abbiamo recuperato il revolver e a questo punto dobbiamo esaminare questa zona. Io mi devo ricordare come si spara, perfetto. A questo punto. Ok. Qua non si può fare nulla. Ok, io qui ho un po' un vuoto. Mi ricordo che ci sono degli insetti di merda. Si dovrà ricombattere la pianta e forse anche il serpente. Aspetta, 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 aspetta. Attenzione, la manovella. La manovella. La manovella. Oh, cazzo. Perché questa non è una safe room, qua c'è il bambino satanico. Ah, no, ecco. Questa non è una safe room. E dai, ma non mi puoi cambiare l'inquadratura all'ultimo. Bastardo. Vieni qua. Quanto mi ha fatto. Porca puttana il male che mi ha fatto. Senti, ciao. Il fatto che io non so quando cambi l'inquadratura e quindi c'è sempre quel secondo e mezzo in cui ti perdi, perché materialmente non lo sai, non sai dove sei. Ah, ok. Però abbiamo preso tutto. Io credo che di qua non dovremo più tornare di base, perché abbiamo preso tutto quanto. Qua ci sono i corvi incazzatissimi. Dai, ci sono gli zombini. Ho fatto il giro di Peppe. Ho fatto il giro di Peppe. Complimenti a me. Cioè, sono riuscita a fare il giro. Dunque. Dai, che qua c'è lo zombie sicuro. Ah, sto riuscendo ad andare avanti, attenzione. E. Ok, siamo a metà, attenzione. Siamo a metà, eh. Ok. Dobbiamo usare la manovella nella piscina. Corvi incazzatissimi, permesso, scusate, no, no. Lasciatemi stare. Ho già preso il revolver, voi non mi servite più. Poi immagino si possano uccidere i corvi, possibilmente forse col coltello è più facile che con la pistola. Ok. Niente zombie? Extra? Qualche altro zombie? Giusto per dare fastidio qui? Niente. C'è nulla. Ok. Rientro qua e cambio la porta dove c'erano i due cani che però ho ammazzato.
Quindi almeno quello dovrebbero risparmiarmi la rottura di balle. Di qua. Controllo se... Assolutamente no, meno male che ho controllato. Oh, ok, di qua. Ma perché ora me lo... Sì, ora ci sono gli animali. Questa è la fase di merda dove ci sono gli animali. Mi sale l'ansia perché almeno gli zombie sono lenti. Io controllo sempre. Aspetta un secondo. Che è sta cosa? Chris, non hai proprio niente da dire. Ah, è l'ascensore! Credo sia l'ascensore. Però un commentino, Chris, poteva pure farlo. Il nostro cristeccone. Sì, io do la colpa delle mie incapacità al fatto che è troppo muscoloso. Ho preso la build coi malus. Perché è troppo grasso. Non è vero, è troppo muscoloso e quindi si muove male. Il motivo è questo. Allora, usa. Bravo, bravo. Metti a buon uso quegli avambracci, Chris. Vai, vai. Capcom e le sue remastered di merda comunque, perché questa fa parte di tutto quel gruppo di remastered insieme a Devil May Cry in cui proprio non ci hanno neanche provato a fare bene i filmati. Tutto pixelatissimo, in lontananza si sente il rumore di una casca... di una cascata. Ok? Quindi mi servirà ancora, suppongo, perché... Rumore di una cascata addirittura. Tentano scivolare. Ok. Ok, qui è tutto verde, per cui non devo raccogliere nulla, evidentemente. Va bene, abbiamo fatto il giro. E adesso ci troviamo in un altro posto bellissimo. Che ansia. Che ansia terribile. L'ascensore arrugginito che scende, Chris. Oh oh. Allora, qui c'è l'erbetta, però non penso che si possa... Lasciami stare, corvo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Shortcut. No? Il generatore ascensore non è attivo, deve esserci una fonte di elettricità da qualche parte. La batteria è stata rimossa. Ok, almeno sappiamo. No, no, no. Lasciatemi stare. No, lasciatemi stare. Lasciatemi stare tutti, ok. Via i corvi, via. Corvi cattivi. Io non so se posso combinare perché forse posso mettere l'erba blu insieme alle due erbe verdi, ma non credo di poter mettere la rossa dopo che ho messo le due verdi. Ehi, vabbè. Cazzo dite? Vabbè. Pazzi. Pazzi. Ma quando mai poi i serpenti fanno questa cosa? Urlano. Anche fossero gatti. No, vedete queste inquadrature. E vabbè, il gioco mi sta chiaramente facendo capire qualcosa. No, non sono preoccupata. È chiusa, sulla targa c'è scritto 001. Sì, penso di aver capito. Aspetta, faccio così. Vai, cristeccone! Ok, no, troppo. Ok, spingi, spingi, Chris. Vero? Ma quanto sono intelligente. Vabbè,
Vabbè, abbiamo tre porte. Abbiamo tre porte e l'imbarazzo della scelta. Questa musica che spero che voi sentiate non è per nulla rilassante comunque. Fanno paura pure. Non sembra esserci niente di utile. Fanno cagar sotto pure le falene in questo gioco. E quella finestra aperta, io vorrei far notare. Vorrei far notare. Non è una cosa buona. Ci sono giornali sparsi in giro. Tutti contengono articoli sulla Star Wars. Aspetta, c'è una cosa che sbrilla. 002. Ah, questo è tipo un hotel. È una mappa di casa del custode. Dai, è forte. È enorme sto posto. C'è un foro nel muro. Si intravede un alveare gigante. Oh! No, no, no! Ma che cazzo! Mannaggia me che ho controllato. Terrorizzata. Rapporto pianta. Ah, la pianta 42. Sono passati 4 giorni dall'incidente. La pianta al punto 42 sta crescendo a una velocità sorprendente. Nonostante vi siano ancora molti aspetti che non conosciamo, sappiamo che su questa pianta il virus T ha avuto un effetto notevolmente più marcato rispetto all'altro gruppo di piante. Il virus ha drasticamente trasformato l'anatomia e le dimensioni della sua ospite. Osservandone lo stato attuale, è difficile immaginare il suo aspetto originale. Sulla Terra non esiste nulla di simile. Abbiamo inoltre scoperto che la pianta 42 ha due principali fonti di nutrimento, una attraverso le radici, poiché in qualche modo esse si sono infiltrate fino al sotterraneo. Subito dopo l'incidente, uno scienziato impazzito ha distrutto l'acquario, e da allora il sotterraneo è una vera e propria piscina. È molto probabile che sia una delle sostanze chimiche presenti nell'acqua a provocare la rapida crescita della pianta 42, tuttavia ancora non sappiamo quale sia esattamente la sostanza in questione. Un'escrescenza della pianta 42 a forma di bulbo è stata avvistata a protendere dal soffitto del primo piano. Siamo convinti che si sia servita dell'impianto di ventilazione per raggiungere il piano 1F. Numerosi tralci tentacolari si estendono dal bulbo. È nostra opinione che i tralci siano la seconda fonte di nutrimento della pianta. Quando la pianta 42 avverte la presenza di una preda, utilizza i tralci tentacolari per catturarla. Dopo di ciò ne risucchia il sangue tramite le ventose che ricoprono i tentacoli. La pianta ha fatto inoltre registrare alcuni segni di intelligenza. Una volta catturata la preda o nei periodi di inattività, i tentacoli si avvolgono intorno alla porta per bloccare l'ingresso a eventuali intrusi. Purtroppo già diversi dei nostri scienziati sono stati vittime della pianta 42. Da racconti dei sopravvissuti è risultato che tutti hanno osservato uno stesso particolare. Quando i lembi a forma di petalo si schiudono, rivelando le parti vitali interne alla pianta, questa tende a diventare più aggressiva. Un testimone ha descritto questo fenomeno come meccanismo di autodifesa, di cui però non si conoscono ancora i motivi. Il motivo è che devo sparare al nucleo, evidentemente, della pianta quando si apre. Qualcuno ha vomitato sangue su alcuni dei giornali, che cosa graziosa. Eh no, però ciccio, allora. Possibilmente colpirlo, magari. Io non dico, chiedo tanto, Chris, mannaggia a te! C'è una stanza, Chris, mannaggia a te! Porca miseria, ho un corridoio! Come cazzo faccio a mirare se non lo vedo? Allora, qui c'è chiaramente qualcosa da spingere. Che non è questo, evidentemente. Ok. Oh, ok, perfetto, anche perché si vedeva che c'era qualcosa sulle scale. Porca miseria, Chris, sei un bisteccone stupido. Prima di proseguire, bene, che bella cosa. No, ma dai, ma che schifo! Ma no, le api di... Le api di merda, no! Le api no, le api no! Porca miseria, Chris, sei un cretino.
Ok, c'era un'altra porta, infatti. Il bagno dove ci sarà un altro zombie incazzatissimo, sicuramente, dai. No? Questo io sono stata colpita? No, non mi ha colpito, ok. Cos'è? Chiave casa custode, ok. Cisterna perde acqua. Ci siamo. La chiave casa custode. C'è niente di insolito? C'è scritto 001 però. Ok. Quindi va usata nella porta 001. L'inventario è veramente piccolo comunque, mannaggia. Adesso non ho per niente ansia nel dover cercare la stanza 001 con le api di merda. Qui. Però è la porta chiusa per logica. L'abbiamo già vista, è quella porta rossa di qua, quindi ok, non ci siamo persi. Iris, vai. Sì, abbandona tutto, Chris, vai. Che voglia che ho di scendere quelle scale, vero? Perché non c'è mica l'acquario con gli squali lì. Ok, quella cosa è uno zombie, vero? Ah no, è un tizio. Vabbè, sì, cioè sì, ovvio che è uno zombie, però nel senso non. Per ora non si muove, ecco, magari se non lo tocchiamo possibilmente resta fermo per un po'. Stesso non si può dire di questo qua. Piena di acqua sporca, ma sì, perfetto. Abbiamo visto, porta mica male, togliere l'acqua. C'è qualcosa dentro la vasca. Chiave sala comandi. No, suga. Il problema è che ora questo bastardo esce. Perché non lo so. Saranno uccelli senza zucchero. D'accordo. Vai, vai. Raccogli, raccogli. Cristo, ti prego. Porca miseria. Qui dovremo tornare. Tu non toccarlo lui, eh? Lascialo stare. Devo trovare una safe room. Una safe room che sia anche una save room. Tipo, questa di fronte a me mi ispira, dai che qua c'è una cassa. 400 zombie diversi. Grazie. Grazie. Meraviglia. Allora, via. Via. Questa chiave sala comandi. Per ora questo lo tolgo. So che me ne pentirò tantissimo comunque, cioè, sono perfettamente consapevole. Spray. Granata. Sì. Ho preso tutto. Oh yes, siete stati un pochino puzzolenti, potevate mettere più roba, eh? Ciò detto, si prosegue già con uno spirito un po' più leggero perché quantomeno ho il deposito qua, il che è ottimo, quindi in quella casa maledetta non ci tornerò mai più. E si va qui di fronte. Oh, porca la puttana! No, 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 non me ne. No, 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 no. No, allora, cioè, non è. No, 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 non è possibile. No, no.
Non c'è niente, devi aprirlo, Chris, devi aprirlo. Non c'è niente di insolito. Il ragno, la tarantola gigante. Guarda, guarda dov'è, guardalo! Maledetto, schifoso! Con le palle a biliardo, 2, 3, 4, l'ordine sembra avere alcun significato, ma... Aspetta, aspetta! 2, 3, 4, 5, 6, va bene, non sembra avere alcun significato. Non commenti, Chris? Lampa d'olio arancione spenta. Posso accenderla? Strana ombra si staglia nella luce arancione. Potrebbe forse significare qualcosa? Oh mio Dio! Ce n'è più di una. No, ce n'è più di una, ragazzi. No, ce n'è più di una, ce n'è più di una, ce n'è più di una. Ce n'è più di una, ce n'è più di una. Schifo, che cazzo di schifo, non guardo. Ce n'è più di una. E adesso? No, non fare le così cose le tue zampette di merda! Devi mirare a quella di fronte a te, cretino! Ti prego, è morta, ti prego, è morta? Sì, è morta, è morta, è morta come la merda che è. Però? Non deve vibrare quella schifezza! Oddio, li puoi schiacciare. Schiacciali tutti, cazzo. Cristo, uccidili. Ok, sono avvelenata? Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Voi forse non capite. Voi evidentemente non avete chiaro. Voi pensate che io sto esagerando. Che è tutta scena. Sì, è tutta scena. Una strana ombra si staglia, potrebbe forse significare qualcosa? D'accordo, adesso andiamo a fare man bassa di questa stanza e poi proseguiamo. Cioè, mi svuoto l'inventario, raccolgo tutto e poi proseguiamo. Ho raccolto la pistola per autodifesa, c'è una lettera di suicidio. Dovevo farlo, siamo fuggiti insieme da quegli esseri. Abbiamo cercato di aiutarci l'un l'altro per sopravvivere, ma Robert aveva iniziato ad accusare sintomi. Dovevo farlo. Quei dannati mostri sono la personificazione del male, non avevo altra scelta. Lui avrebbe fatto la stessa cosa se si fosse trovato al mio posto. Dopo aver messo fine alle sue sofferenze, ho dovuto abbandonarlo nel bagno. Probabilmente ora sono l'unico superstite. Come è potuto succedere? Non potrò mai perdonarmi di aver preso parte a questo progetto. E alla fine avrò quello che mi merito. Non c'è via di scampo da questo manicomio, non è che una questione di tempo. Tutto è già deciso, mi serve solo un po' di coraggio. La consapevolezza di lasciare così tante cose incompiute è un rammarico immenso. Ma è certo meglio che aspettare di diventare uno di loro. Spero che il mio gesto venga poi. Preso, voglio solo terminare la mia vita da uomo. C'è un messaggio scritto sul retro. Linda, ti prego di perdonarmi. Mi sa che non ha funzionato molto bene. Si è chiaramente trasformato per quanto mi riguarda, è solo addormentato. E abbiamo verdizzato un'altra stanza, perfetto. Per quanto la pistola d'autodifesa non so quanto possa servire, non. Una che spara proiettili calibro 22 Magnum. Ah, è monouso.
monouso. Ho capito, che figo! Magari non hai il revolver, però puoi avere una pistolazza incazzatissima. Invece di avere la Magnum, magari hai la Mini, tipo consumabile. Ok, figo. Ho capito. Figo, non vedo certe cose, non me le ricordo completamente. Sono nel vuoto dell'amnesia totale. D'accordo. Continueremo la nostra esplorazione, allora. Oh, perfetto, ho potuto mettere l'erba blu. Nelle due erbe verdi, ottimo. Allora queste me le prendo e le metto pure in cassa. Così è diventato verde anche qua e non mi confondo. Se posso pulirmi un po' la mappa, tanto meglio. Qui c'è una scala a scendere? Ma sì, dai, cosa può mai andare storto? Tanto lo so che ci sono gli squali, me li ricordo gli squali. C'è una rientranza? Dov'è la rientranza? No, qui c'è una specie di rientranza. C'è una rientranza. Vabbè. Oh, questi larghi corridoi. Come mai tutto questo spazio? Cassa da spingere. Cassa da spingere. Cassa da spingere. Ah ah! Ok. Capito. I complessi enigmi di Resident Evil. Quanto io continuo a dire che quello delle armature io l'ho fatto completamente a cazzo. Stavo morendo. Non so neanche come è potuto uscire alla fine. Io non so come ho fatto a risolvere l'enigma delle armature nella sala. Cioè, se dovessi rifarlo, sbaglierei di nuovo. Tutti gli altri invece, come li ricordavo, erano comunque abbastanza intuitivi. Ma quello lì non l'ho proprio capito. Poi ancora mai dire mai, magari ce ne sono altri mille che non comprenderò. Però è tutto abbastanza semplice. Allora. Sì, ma perché? Allora, Resident Evil è. Il primo Resident Evil è un puzzle game con i mostri, fondamentalmente. Ed è molto figa come idea, è veramente, veramente figa. Dai, Chris. Chris, è da dare i pugni ai massi nei vulcani, ma veramente di ste cose. Fatto ciò, dai, dimmi che questa è una safe room, ti prego. Dimmi che è una safe room. È chiusa a chiave dall'altro lato. Niente, neanche una gioia. Neanche una gioia. Guarda, è bravo, Chris, bravo. Erbetta. Oh, ma guardate. Oh, ah no, è l'acqua che mi fa le vibrazioni, mi stavo cagando sotto. E io sono in attenzione, per cui io l'erbetta me la prendo e me la uso. Vai, Chris. Rolla, rolla, Chris, a posto. Qui ci sono gli squali. Qui ci sono gli squali. E devo ciucciare la. Ok, dove devo andare? Perché me lo ricordo che ci sono gli squali. Eccoli là, bassissima risoluzione. Mortaccino. Belli, che belle creature nobili e deliziose. No! E vabbè, però! Cioè. Quanto trash! Chris, porcaccia la miseria! Ok, qui non arrivano però. Hai usato la chiave della sala comandi? Oh yes! Porca miseria, un morso quanto mi hanno tolto. Mannaggia loro, ma meno male che almeno non sono avvelenati. Allora. Tocca tutto, Chris, tocca tutto. Oh no. Oh no. Oh no, qua. Oh no, qua c'è la cosa. Qua c'è lo squalo pazzo. Qua c'è lo squalo pazzo. Che c'è qui? Erbe. Due erbe verdi. Ah, ok. Due erbe verdi.
Un regolatore della pressione dell'olio. Al momento non c'è bisogno di regolare la pressione. La porta è tenuta chiusa alla pressione dell'acqua. Grazie, Chris. Sei uno scienziologo. Allora, quella è la pressione dell'olio. Quindi il sistema principale, tutto sembra essere in ordine. Una seranda antipressione. Chris. È la mappa di acquario. E siamo molto contenti. È stata utilissima la mappa di acquario. Attenzione, in caso di guasto nel controllo della pressione dell'olio, aprire la valvola 3. Ok, valvola 3. Ci stiamo un po' cagando tutti sotto. Io mi sto cagando sotto, allora. Quindi questo è il sistema principale. Questa è la serranda. E questa è la regolazione della pressione dell'olio con le valvole. Ok. Sistema principale, serranda. Aspetta, fammi ricontrollare, ok. Sistema principale, serranda e ok. Aiuto, Chris, aiuto, Chris, aiuto. Esagero, qualcosa non ha funzionato durante il drenaggio dell'acqua. C'è un interruttore a fare defluire acqua. Fonte pressione nuova. Ok. Chiusura porta. Ok. Non è possibile muovere se la sicura non viene sbloccata. Sì, il meccanismo di sicurezza è stato sbloccato. Sì. Ma non andrà perché c'è il problema della pressione. Pressione non è sufficiente. Reaching 30% of pressure threshold. La 1, la 2, la tarà. Ok. Cristo santo Dio! Ma che 50 la tua mamma 50? Chiudi sta serranda. Activate emergency drainage system immediately. Immediately. Scusate. Basta. Uccidili tutti. Drena tutto. Morti subito! Ah. Oh. Morti! Maledetti! Godo come un'oloturia! Interessante! Cartuccio del fucile. Raccogli tutto. Guarda quante car quanto cartucciame. Qua dinamite non mi serve a niente. Fantastico. Mi sono persa comunque perché sopra c'è qualcosa, mi pare. Perché qua. Ah, guardalo lo squaletto. Bastardo. Guardalo. Ammazzo. Sei morto. Maledetto cosetto schifoso. Stai buono, stai. Guardalo. Schifoso. Vabbè, tu? No? Proprio sicuro di voler fare questa cosa. Chris, sei proprio sicuro? Io non lo so, eh.
Questo lo posso spingere? Ti friggo, bastardo pezzo di merda, ti friggo! Saremmo sul metallo in teoria, quindi teoricamente dovremmo friggerci pure noi, credo, però è fuso. Noi saremmo su un materiale conduttore in mezzo a un'acqua elettrificata. Vabbè, però non importa. E che cosa è servita a fare questa cosa? Cioè, dopo che ho fatto ciò e ho ucciso lo squalo, no? Che vibra tutto. Ah, ok. Chiave casa custode. Galleria, perfetto, perfetto. Ok, abbiamo trovato la chiave alla galleria, che lo sanno loro che cosa ci fa qua. Ma va bene così. Oh no. Queste sono munizioni importantissime. Io devo tornarci di qua. Assolutamente. Non posso lasciarle. Chris, dai. Dove... dove vado a finire? Dimmi che lo shortcut. Dai. Ok, perfetto. Ok. Va bene. Allora finisco di fare il giro qua. E mi devo assolutamente prendere i proiettili per il revolver, quella Magnum. Quello è il caricatore, chiaramente, della Magnum. Non si può assolutamente lasciare là, è troppo importante. Sì, lo so che c'è una scala, Chris. Allora, ho usato la chiave alla casa, questa chiave non serve più, l'abbandoniamo, entriamo, perché continuo a sperare che ci sia una safe room qua, ma non penso, perché è troppo vicina, quindi sicuramente non me ne hanno messa un'altra, infatti non c'è. No, ma dai, non mi puoi rompere. Non rompere le palle. Sono le api cattive. Vieni qui da papà. Prendilo subito. Diamo subito. Maledette, vi faccio vedere io, vi faccio vedere. Morirete tutte fra atroci sofferenze. Porca miseria, vendetta. Dolce, dolce, tossica vendetta. Venite, venite qua, aspetta, aspetta un secondo, guarda che ti faccio una sorpresa. Morite. Oh, mi dispiace. Tutte crepate. Ah, queste non muoiono. Ah, queste non muoiono. Ok, quindi è proprio la prendo là. La prendo lì fortissimo. Cioè, io ho distrutto l'alveare, però queste sono ancora vive. Io speravo di eliminarle. Qualcosa mi dice che se non avessi esaminato... Però qua non ce ne sono più, forse. Qualcosa mi dice che se non avessi esaminato il buco... non sarebbero uscite. Allora qua era... vabbè, io che ne so. Questa è una cosa... Allora, no, non lo so. Non lo so, non ne ho idea. Poi dovrò capirlo, ma... è chiuso, sulla targa c'è scritto 003, ok? È chiusa a chiave dall'altro lato, va bene. Tra l'altro dovrò tornare giù e c'è il Crimson Head dove abbiamo ucciso lo zombie, perché mai è una gioia, ovviamente. Mamma mia, che morto orribile. Prendere chiave casa custode? Sì. C'è scritto 003, perfetto. Cosa ci sarà nella stanza numero 3? Poi chi è che ha chiuso tutte le porte a chiave? Vorrei capire chi è lo stro... È stato Wesker. Vedo chiaramente Wesker. Come mai? Oh, macchina da scrivere. Ma non ho la cassa. Non ho la cassa. Cazzo è questa cosa?
Cristo non si spinge, dai, che questo si spinge sicuro, Cristo. Cristo, la telecamera! No? Non c'è nessun segreto qui dentro, no. No, ho sbagliato porta. Devo andarmi a prendere le cose del revolver Magnum subito. Subitissimo. Io il problema non mi ricordo dove la pianta. Io non posso rischiare di entrare nella stanza del boss tipo disarmatissima. Questa paura. Adesso è qui dentro, è dentro il bagno. Ma che cosa graziosa. La pianta muore perché abbiamo tolto l'acqua dalla. Ma chi è che si fa la doccia? C'è qualcosa nella vasca. Ah, e beh. Temo che mi servirà moltissimo. Adesso non sono per niente ironica. Ok. Ok, ok. Quindi torniamo nella safe room. Prima mi. Non ho idea di cosa io debba fare qui, però. Sinceramente. Forse è solo per salvare questo posto? No, è ancora rosso. No, non voglio... No, non voglio... No. Non voglio salvare niente. Ah! No. Ok, ok, ok. Ho capito. Prendo il libro rosso e lo sostituisco con questo. Non so cosa servirà, non mi ricordo. Ah, forse per sbloccare il passaggio famoso. Ok, ok. Allora, signor Crimson Head. Alzati su, bastardo. Sto aspettando. Non hai fregato niente. Io avrei presparato. Grazie. Ancora vivo? Ah no, ok. Ok. Ok, it's time. Ci siamo curati, ne è valsa la pena. E adesso andiamo a prenderci le nostre munizioni per la Magnum. Questo ce lo siamo tolto dalle palle. Sono stata una stupida al solito, perché ovviamente se lo sai ottimizzi tutto quanto e lo bruci. E quindi non si rialzano, siccome io sono stupida. Va bene così. A questo punto di qua passiamo. Ci prendiamo le munizioni. Quanto duro comunque. Cioè davvero. Cioè gli ho sparato dei colpi. È vero che avrei dovuto mirare la testa. Solo che se non lo vedi hai questo piccolo malus del fatto che non lo vedi. Quindi è leggermente difficile. Oh yes. 6 colpi. Più che sufficienti a uccidere qualunque cosa si muova. No, non credo. Se ce li teniamo tutti per il boss finale. Tutti, tutti, tutti quanti. E in questa stanza extra dell'acquario troviamo tentacoli incazzati neri. Molto interessante. Bene. Che non, meglio non esaminare perché sono abbastanza incazzati e quindi va fatto qualcosa qui, penso. Va bene. Allora, sono andata a riguardarmi il colore delle lampade, che effettivamente combacia questo rosa, io non me l'ero segnato qua. Rosa non c'è, sinceramente, però c'è viola, quindi penso che questo conti come viola. Quindi ho visto che la palla verde era la 6. Quella arancione 5. Questo è giallo in realtà, vabbè. Mentre quella viola è 4. Niente. Evidentemente no. E
Allora non ho proprio idea di come si possa fare questo enigma. Perché questi sono i colori. Questi sono i colori e i simboli che appaiono quando accendi le lanterne. Tipo. E no, qua ne puoi selezionare solo uno. Quindi dovrebbe in automatico. Dovrebbe in automatico attivarsi la porta se il simbolo è giusto. Oddio. A meno che non me lo conti come rosso. Quello è rosso, secondo me. Perché per me era viola. Il 4 era il viola, il 3 era rosso, ma quello non è rosso. Cioè, dai, su. Vabbè. Ok. Il lampo di genio, cioè, veramente. Aspetta. C'è una scritta sulla parete. 1 più 3, 4. 4 più 6, 10. 1 più 6, 7. 10 più 7, 17. 17 più 3, 20. E fin qua siamo tutti d'accordo. No, un altro enigma. Un altro fottuto cazzo di merda di enigma. La vicina mi è forte, quindi non mi serve la bottiglia vuota. Chris, quanto sei simpatico. Chris, ti prego. Sì, non è il tuo forte, però dovrei pur fare qualcosa qui dentro. No. C'è acido qui, non vuoi toccarlo? No, qui intanto a Chris non frega assolutamente niente di. Chris, perché? Niente? Nulla? Sì, ma c'è l'acido, c'è l'acido, Chris, cioè sbrilluccicano, devono esserci utili, niente. Vabbè. Allora, mi sono completamente dimenticata di prendere il libro rosso, però, esperimento in laboratorio di chimica organica, questo potrebbe esserci utile per sbloccare l'enigma. Le caratteristiche cellulari della pianta infettata al virus Tyrant, che ha fatto registrare un eccezionale tasso di crescita, sono già state descritte in precedenti documentazioni. Tuttavia, nel ripetere tali esperimenti è venuto alla no luce un nuovo interessante elemento. Vi ho scoperto che una sostanza chimica della famiglia UMB, l'UMB20, contiene un composto tossico per le cellule della pianta. Abbiamo assegnato l'UMB20 il nuovo nome di V-Jolt. Se i nostri calcoli sono corretti, l'applicazione V-Jolt sulle radici della pianta dovrebbe provocarne la morte nell'arco di 5 secondi. Può essere realizzato usando le sostanze chimiche VP o MMB in dosi ben specifiche. È tuttavia necessario prestare massima attenzione durante l'utilizzo di sostanze chimiche, poiché generano gas tossici se non sono trattate correttamente. Ok, le caratteristiche sono le seguenti, ma porca miseria, me le devo scrivere. E ok, a questo punto mettiamo il libro rosso qui. E poi spero che Chris si convinca a farsi l'esperimento di chimica a questo punto, visto che ha scoperto che potrebbe essergli utile. Niente, neanche il libro l'ha convinto che questa cosa può essergli utile in qualche maniera. Ok, forse dopo o forse non lo so. Niente, non ne vuole sapere. Farò l'ultimo tentativo dopo aver messo il libro rosso, ma a questo punto non lo so. Cioè, ho trovato pure. Devo fare certi mix per ottenere certi colori nell'ordine giusto per non far esplodere tutto, evidentemente. Mannaggia al riflesso, però la paura, maledetti. Solo che dice che la medicina non è nel suo forte, Chris. Cosa vuoi che ti dica? Non ti posso obbligare, evidentemente. Attenzione, è arrivato il momento, lo usiamo. I torsi e i libri sono formare un disegno. Scambiare due libri? Ok, questa è abbastanza una stronzata, penso. Credo, spero. Porca miseria, sì. Ok.
lo sapevo che qua c'era il segretozzo. Sì, ma io mi cago sotto. Io mi cago sotto perché io so che qua c'è il boss e c'è la macchina da scrivere. Io sono preoccupata. Per cui facciamo? Che per adesso ci fermiamo. Perché non voglio sprecare nastri e registrare 1.000 volte. E non mi va di salvare e poi magari non serve a niente. Oppure c'è il boss e poi devo salvare di nuovo. Quindi comunque abbiamo fatto tanto. Sono riuscita pure a farti il puzzle della sostituzione dei tomi tipo First Try, Super Pro, perché mamma mia l'intelligenza, la complicanza. Però nulla, cioè sono riuscita ad aprire la roba di chimica, il laboratorio di chimica, perché chiaramente è stato un enigma fatto da una persona che ha problemi di daltonismo grave, perché altrimenti non mi spiego. Solo che Cristo non ne vuole sapere di fare nulla. Forse devo veramente andare dove ci sono i tentacoli giù nell'acquario e farmi picchiare? Non lo so. Perché mi manca solo quella stanza. Alla fine ho esplorato tutto. Mi manca il laboratorio di chimica dove non riesco a fare niente. La stanza nell'acquario dove ci sono i tentacoli e quella stanza enorme che a me puzza di boss da morire. Che c'era chiaramente lì la pianta di merda. Poi magari mi sbaglio, magari mi sono fatto un film mio. Però io mi ricordo che la pianta era in una stanza grande con le scale, quindi sono un po' cagata sotto per questo motivo. Poi non so neanche se sia velenosa la pianta, ma non penso che lo sia, sinceramente. Mi hanno dato così tante erbe blu, ma perché? Perché sto giocando alla modalità bimbi speciali? Solo per questo? Può essere, eh? Assolutamente. Comunque. Ok, per adesso ci teniamo. Tanto adesso dobbiamo comunque salvare, quindi il problema non si pone. Abbiamo un sacco di cure, per fortuna. Guarda l'inventario infinito, che bello che è. Allora, nastri incrostatori. In realtà abbiamo più nastri quanti ce ne serviranno mai. Però, ok, Chris, mettiamoci in una bella posizione così ti vediamo quanto sei bello. Chris, ti prego, ok, vai. No. No, così difficile far vedere quanto sei bello. Ok. Molto, sempre lo sguardo vitreo, molto intelligente. Nulla, ragazzi. Allora, sono comunque contenta perché abbiamo fatto una buona esplorazione. Non mi sono bloccata, non mi sono persa. Quindi già questo è già no, tipo 3 ore e mezzo di materiale da montare per fare un video di 20 minuti, quindi sono contenta così. E niente, come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!